Alla vigilia della sfida d'esordio del Catania nei playoff contro il Foggia incontriamo mister Baldini. Prima domanda obbligata: come sta questo Catania? Bene, bene, abbiamo usato queste, come abbiamo detto dal primo giorno, abbiamo usato queste 7 partite per cercare di dare minutaggio a più elementi possibili della squadra e abbiamo, secondo me, centrato l'obiettivo. Abbiamo lavorato forte. I ragazzi stanno bene, alleno un gruppo di ragazzi che mette il 100% in ogni allenamento e questo mi dà buone garanzie per la partita, per le partite e per la partita dei playoff. Pascal Desiato per Prima Stampa chiede quanto e cosa potrebbe cambiare avendo chiuso la stagione al 6° posto e non al 5° e se in settimana avete avvertito la delusione per non avere conservato questa posizione. No, la delusione non è stata avvertita perché a Foggia non abbiamo perso, abbiamo forse non fatto benissimo i primi 30 minuti della partita, ma poi la squadra ha avuto un'ottima reazione, andare a giocare a Foggia facendo determinate scelte per quella partita non era assolutamente semplice. Non è cambiato assolutamente niente perché i playoff si giocano per vincere e non c'è un secondo risultato anche se noi ce l'abbiamo, ma ho chiesto alla squadra di non pensare al secondo risultato, la squadra deve giocare per vincere e quindi in me non è cambiato assolutamente niente, ho già disputato dei playoff di Serie D e ogni partita bisogna giocare per centrare la vittoria. Non sono bravo io a fare dei calcoli, non penso di passare un messaggio, di essere bravo a passare un messaggio di concentrazione sul doppio risultato, assolutamente no, noi bisogna giocarci la nostra partita a viso aperto per cercare di portare a casa ogni volta la vittoria. E con questa risposta ha già parzialmente soddisfatto anche la curiosità di Enrico Salvaggio, cioè quella di capire se il fatto di poter disporre di 2 risultati su 3 possa a sua volta influire sulle scelte iniziali. No, assolutamente, assolutamente non farò calcoli. Ho lavorato queste 7 partite per mettere tutti in condizioni, ora bisogna fare le scelte o per ogni singola partita, quindi non sto a pensare alla partita dopo, non abbiamo bisogno di pensare alla partita dopo, ma abbiamo bisogno di pensare solamente a questo, quindi non verrò influenzato assolutamente. Piccolo è pronto per giocare dal primo minuto? Piccolo è pronto, abbiamo messo nelle gambe sue un po' di minutaggio la partita di Foggia di campionato. Deciderò come al solito stanotte. Vittorio San Giorgi per Antenna 1 Notizie Tutto Sport. Premesso che la gara contro il Foggia è ovviamente al centro dei suoi pensieri, di quelli dei ragazzi, come ha vissuto il gruppo le vicende, le notizie di extracampo che hanno scandito questa settimana? La risposta è già nella domanda. La società è bravissima e è stata bravissima anche prima che arrivassi io ad estraneare completamente la squadra da quelle che sono le vicende societarie. Quindi anche questa settimana questa cosa non si è avvertita assolutamente. La sfida di domani sarà per ovvie ragioni diversa da quella di domenica. Si aspetta un Foggia subito aggressivo o più attendista? Non penso che siamo due allenatori che abbiamo nelle corde il cambiamento e il modo di affrontare le partite in maniera diversa. Penso che la partita si svolgerà sui soliti temi tattici che si è svolta all'ultima partita di campionato. Magari sia noi che loro cambieremo qualcosa negli 11, non lo so, però penso che a livello tattico non sia una partita differente. Martino Schillaci per Informa Sicilia. Fino a che punto questo Catania può spingersi nei playoff iniziando il percorso dal primo turno e avendo quindi molti impegni vicini fra loro? Come ho detto prima, ho a disposizione una rosa di giocatori che nella sua totalità hanno la possibilità di giocare titolari. È logico che poi sarei uno stupido se dicessi che tutti i giocatori sono uguali, tutti i giocatori non sono uguali, però il Catania ha nel suo organico giocatori che possono far bene in qualsiasi partita.
Alessia Lomonaco per Sicra Press, le condizioni di Russotto e se ci sarà la possibilità di vederlo in campo. No, non ci sarà la possibilità di vederlo in campo e Russotto non ha ancora risolto i suoi problemi, contiamo di recuperarlo prima possibile, stiamo lavorando per recuperarlo prima possibile, lo staff sta facendo un grandissimo lavoro come sta facendo un grandissimo lavoro il ragazzo per questa partita, no, non ci sarà ancora. Nicole Ausilio per Tutto Mercato 24, vista la prestazione della squadra nella partita di domenica contro il Foggia, visto e considerato che ormai avete un'idea del loro modo di improntare le partite, credi di apportare modifiche alla formazione a schierare? Sì, ho già risposto in parte a questa domanda. Nell'ultima partita di campionato abbiamo fatto delle scelte ponderate, pensate. In questa partita ci giochiamo tantissimo e quindi valuterò l'intera rosa che ho a disposizione. C'è ritornato a disposizione Sarau di Piazza, abbiamo recuperato al 100% Piccolo, valuterò insomma tutti quanti. A proposito di Sarau e di Piazza, Claudio Lonero chiede se almeno uno dei due è pronto a partire dal primo minuto. Stanno bene e farò delle valutazioni in base a quello che ho visto anche oggi nell'allenamento. Infine viene chiesto qual è l'obiettivo che come gruppo vi siete posti per questi playoff? Di giocarci partita per partita dando il massimo e i ragazzi stanno dando il massimo ogni giorno. Io sono orgoglioso di come si allena questa squadra, come ho detto prima, e quindi ci giocheremo ogni partita alla morte, daremo cara la pelle, insomma venderemo cara la pelle in queste partite e c'è voglia di cominciare. Oggi iniziavo l'allenamento alle 3 e i ragazzi alle 3 meno un quarto erano già in campo, quindi non vedono l'ora che sia domani.